Ciao ragazzi, oggi vi mostro come fare le panocchie gratinate. Per farlo abbiamo bisogno di una teglia larga e capiente, le panocchie che ho già lavato e pulito. Per vedere come pulirle potete vedere il video tra i video precedenti nella playlist Pulire il pesce. E poi il pan grattato. Allora, io inizio, volendo potete fare in due modi. O distribuite uno strato di pan grattato sul fondo e poi mettete le panocchie di mare. E dopo averle messe, mettete un po', le distribuite. Dopodiché, faccio vedere, rimettete sopra il pan grattato. Questo è un metodo. Oppure prendete un piatto con il pan grattato, ci mettete una manciata di panocchie, girate e andate a distribuire. Le versioni sono due: quella con cui vi trovate più comodi oppure se avete poco tempo, dipende. Se avete poco tempo, andate direttamente in una spruzzata, una spolverata sopra e si inforna. Anche così è uguale. Andiamo a impanare le nostre belle panocchiette, che ragazzi, vi ricordo, per chi è allergico al nickel, sono ad alto contenuto di nickel, quindi cercate di fare i bravi, mangiatele non tanto spesso, o se le mangiate spesso prendete le giuste precauzioni, cercate di ridurre i danni al minimo. Ecco qui, continuiamo con le altre. Io metto la base del carapace sotto e la parte dove ci sono le alette che ho tagliato perché non mi piace sentirle sotto la bocca verso l'alto. Le panocchie cuociono in 25-30 minuti. Ho già infornato gli spiedini di calamaro che potete vedere nel video precedente che ho messo sopra. Intanto che preparo questi si iniziano a cuocere, dopodiché li invertirò. Così in una trentina di minuti abbiamo tutto pronto. E anche se fate tardi, tornate tardi a casa, è fattibile, riuscite. Però vi consiglio, ragazzi, di pulirvi il pesce il giorno, perché ci vuole sempre tempo a pulire questi qua. Infine, un trucchetto per quando li dovete congelare. Mi ha consigliato il pescivendolo di fiducia di praticamente li sciacquate, non li pulite, non togliete le alette e tutto il resto come faccio sempre io, perché se no si vanno a svuotare. Però le sciacquate, dopodiché le mettete in una ciotolina e le riempite d'acqua e le mettete, chiudete e lo mettete in freezer. E in questa maniera si conservano perfettamente e rimangono belle chiare chiare, non si anneriscono. Ok, pronte. A questo punto andiamo a mettere l'olio. Un po' di sale. In forno. 200 gradi, una trentina di minuti, uso statico più ventilato. Nella foto della copertina vedrete questi pronti. Le nostre panocchie di mare che sono senza glutine, ricordate di usare pan grattato senza glutine, sono ad alto contenuto di nickel, però sono buonissime, ragazzi, fanno paura, sono squisite, belle, succose, succose. Questo è tutto dalla vostra Chicca Love, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!